gentlemen. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che il sole ha ridotto già vecchi. Se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un dì sapremo quello che vuol dire affogare il sangue con l'umanità. Gente colorata quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Dal mio punto di vista l'aria era un piccolo miracolo, perché io sono stato non tra i primi a entrare nel gruppo. Il gruppo ha messo, diciamo così, più di un anno e mezzo prima di formarsi, stabilizzarsi in una formazione e poi ha cominciato a lavorare, a incidere, a scrivere musica insieme. Io vedevo questo gruppo formarsi come un piccolo miracolo, cioè veramente dove si riuniva questo gruppo era un territorio liberato, secondo il mio modo di vedere. Era un posto dove era possibile praticare liberamente quel che la fantasia e il tuo talento, insomma, ti spingeva a fare. E, io conoscevo molto bene alcuni di loro, Giulio Capiozzo, il batterista, e poi anche Demetrio Strato, che ho conosciuto in varie occasioni. E, per cui quando mi chiesero di provare, fu una grandissima emozione, ho scoperto che quello era veramente il centro del mondo per me, e, questo umanamente, ed è stato vero perché per circa 10 anni quella è stata la mia... La scuola di quel collettivo è stata la mia università. Perché imparare a lavorare in gruppo e in un gruppo di gente che non ti concede molto, nel senso che sì, siamo tutti amici, però prima c'è la tua arte, prima c'è la musica, prima devi essere in grado di costantemente portare nuova linfa al collettivo e saperne discutere, accettare le critiche e accettare che il risultante finale poi delle tue proposte non sia esattamente quella tua, ma sia frutto di un'elaborazione. Questi sono grandi segnamenti ed erano, devo dire, tipici anche di quell'epoca, perché a quell'epoca per i musicisti era più importante lavorare in gruppo che emergere come solisti o come artisti. Per te che mi viene a sentire, suono per te che non mi vuoi capire, rido per te che non sai sognare.
nei tuoi occhi c'è una luce che scalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra un contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia, cioè che penso della vita, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade. Yaya, rispetto ad altri gruppi musicali che utilizzano la voce in modo molto sperimentale, puoi descriverci lo stile vocale di Demetrio Stratos e le motivazioni alla base delle vostre sperimentazioni? Aveva una fortissima vocazione strumentale, a lui interessava il suono e non la parola. E lui rischiò di essere, come dire, buttato fuori dal gruppo. E quindi questa cosa lo costrinse a fare un salto di qualità, un salto di qualità e prendere coscienza di alcuni aspetti, tra cui il più fondamentale, il trattare la propria voce come uno strumento musicale. Perché lui era uno strumentista, anche suonava organo Hammond, e quindi venne diviso un po' a parte. Questa cosa gli fece conquistare definitivamente il posto all'interno del gruppo e convinse noi, anche se avevamo deciso di non fare mai canzoni, di introdurre comunque la voce all'interno delle nostre strutture, come dei piccoli camei, come degli interventi, in modo imprevedibile. Quindi tutta la nostra storia in realtà in forma canzone si possono contare su una mano i brani, sono tutti sempre pezzi molto 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 articolati. Questo suo vivere la voce come strumento fu il primo passo, l'avvio della sua carriera. Unito a questo c'è una grandissima curiosità nei confronti di cosa ci cercò. Infatti io ricordo che una delle cose che lui diceva spesso era: voglio sapere cosa è stato fatto per la voce su questo pianeta. E quindi cominciò a cercare, diventò un ricercatore, a scoprire tecniche dei mongoli, musica mongole, la musica del Vietnam, delle altre culture fondamentalmente, le vocalità indiane, le tecniche. E quindi la sua curiosità naturale lo portò, e anche dovuto alle doti non indifferenti, insomma, che già di suo aveva, lo avviarono verso un percorso di crescita, confidenza con questa materia sonora che è la voce, per usarla insomma a fini alternativi, nuovi. L'incontro decisivo fu con la musica contemporanea e allora con la punta di diamante della musica contemporanea, la moglie di Luciano Berio, Cathy Barberian. E da lì incontro con John Cage e la vocalità della musica contemporanea. Ecco, questo fu l'aspetto proprio. Quindi vedi, un ragazzo che cominciava a cantare le canzoni di successo ha usato la voce come strumento all'interno di un gruppo come gli Area, guadagnandosi il posto, nonostante la vocazione strumentale, come dice il gruppo, e poi da lì proiettarsi davanti, spinto dalla sua curiosità, verso questa cosa, perché stava appunto mettendo un colore della sua pulosa, ma la malattia, proprio un percorso intenso. Matia stile l'efferio. Turundò. Yeah.
il suono e la parola, e la parola fagocita il suono. Cioè? Tu pensi che in una canzone il testo e la musica un certo peso abbiano, uno rispetto all'altro? 50-50. Chi ha scritto Nino di Novelli? Non un cantante, non un cantante. Mameli ha scritto, scritto le parole, di Mameli. Ma la musica, e conoscete tutti, è il pezzo più famoso che c'è in Italia. No, non è il mio, è un altro musicista. È il mio. Il testo fagocita il suono. È proprio una cosa inevitabile. Perché la parola entra nella sfera della comprensione ed è facilmente circoscrivibile in una rete di, studiando, no? Di significati. Quando la parola si veste di emozione, allora diventa verso la prosodia e allora diventa poesia, ma lì allora sconfina in un'altra cosa. Entriamo nel territorio della musica, perché il suono ha un potere ancora misterioso. Il suono precede la parola. Noi emettevamo suoni migliaia di anni prima di aver articolato la prima parola. Noi ascoltavamo il canto degli uccelli quando eravamo praticamente dei roditori arboricoli. E gli uccelli cantavano già così. E ora si sa che gli uccelli cantano oltre che per le loro esigenze, i loro bisogni normali, gli uccelli. Per il piacere di farlo soprattutto. Gli uccelli canori cantano per il piacere di farlo. Gli uccelli sono i primi musicisti che hanno solcato i cieli. E sono dinosauri. Sono direttamente legati ai teropodi e si scopre adesso che erano coperti di piume. Il Tyrannosaurus che vedete nel Jurassic Park è un falso, non è verde con le squame, aveva le piume, un piumaggio ricchissimo. Veramente, le piume? È brutto? No, mi cade un po'. Qual è stata l'evoluzione musicale ed umana del gruppo dopo la morte di Stratos, una persona tanto significativa per la caratterizzazione del gruppo? E infatti il gruppo durò poco, ma come ti dicevo però anche per raggiunti limiti di età, nel senso che si interessavano a sviluppare altre tematiche e non anche no. Continuato, anche adesso state facendo dei concerti a meno degli anni. Sì, è vero, sporadicamente abbiamo tentato delle riunioni, perché diciamo che nell'82 grosso modo, dal 79 all'82 c'è stata la disgregazione, diciamo, del gruppo. Una ricomposizione dal 93 al 97, alcuni di noi, in trio però con l'effetto in quartetto, in trio con musicisti trepitosi come Dario Nocella per esempio, però più jazz come tipo di lavoro poco legato al modo di lavorare del gruppo, se non per un disco che trovo bellissimo, si chiama Chernobyl 7991, perché era del 1997, avevo tanto l'età. Abbiamo proiettato Chernobyl 5.000 anni avanti, perché noi non ci saremo più 5.000 anni avanti, ma le scorie di Chernobyl saranno ancora lì che lottano insieme a noi.
e forse avranno raggiunto la fase di Kiev molto prima. Quindi, insomma, il disco è, devo dire, affrontava l'aspetto della tematica ecologista. Quindi questo è stato il frutto di questa riunione, prima riunione, poi in luglio, Capiotto nel 2000, sotto i miei occhi, dopo aver suonato un pezzo, è incredibile come si possa morire così, in modo così leggero e veloce soprattutto, incredibile. E poi cosa è successo? In occasione di questo documentario che è uscito, quando abbiamo dato il nostro contributo separatamente, ci siamo rincontrati dopo 30 anni, per esempio con Paolo Toffi, un chitarrista che ha fatto una scelta di vita molto particolare. Lui è entrato negli anni Krishna, quindi è stato veramente una dimensione, per quello che mi riguarda, all'antitesi della mia, perché io ho un rapporto con lo spirituale praticamente nullo. L'unico spirito che io apprezzo è quello del cognac o del sangiovese, quindi, no? Eppure ci siamo rincontrati per la stima e l'affetto che abbiamo nulla. Evitiamo di parlare di filosofia quando siamo assieme e ci stiamo divertendo un sacco a suonare, e quindi stanno venendo fuori delle cose tra l'altro ancora interessanti. Per cui ci sono adesso, per questo prossimo anno ci saranno ancora questi tre nonnetti con degli ospiti, perché ogni volta mettiamo dentro dei ragazzi. Per esempio, l'ultimo concerto che abbiamo fatto c'era il figlio di Giulio Capiotto, che è un batterista, che a Bologna abbia fatto una serata in trio, e una con uno che era un ragazzino quando noi suonavamo, l'abbiamo conosciuto a Gemona dopo il terremoto in Friuli. Si chiama Untigandi, cioè Unti sta per Umberto Trombetta, che è molto poco gesto, ma non ero ragazzo. Lui era un ragazzino in questo tendone, l'abbiamo conosciuto là quando noi siamo andati a suonare un po' per solidarietà dopo il terremoto del Friuli. E quindi dopo 30 anni è suonato con noi a Bologna, che è felice. Quindi abbiamo sempre degli ospiti della linfa giovane. Sono composizioni anche nuove che create, oppure rivisitazioni? Guarda, abbiamo impostato questi nuovi concerti in una formula che ci diverte veramente tantissimo. Perché sai, tu metti fuori il vecchio nome, lo chiami Reunion, che è una cosa terrificante, perché quando i vecchi gruppi si rincontrano fanno sempre uno spettacolo, devo dire, rivoltante, perché tentano di fare l'ombra di se stessi quando avevano 20 anni, e non si fa, non è giusto, non va bene. E allora noi abbiamo impostato le cose in questa maniera: metà del concerto funziona a base di atti solistici, duetti e tri, piccole conversazioni che facciamo tra di noi basandosi completamente sull'improvvisazione o su materiali nuovi, materiali che fanno parte del nostro percorso artistico di adesso. Quindi tutta la prima parte è completamente fatta in questa maniera. Dalla seconda metà invece ci ritroviamo tutti insieme e cominciamo a pescare il calderone del nostro vecchio repertorio con un atteggiamento molto disinvolto, andando a cercare, per esempio, se questo materiale può, come dire, essere sviluppato in una forma differente a come avevamo sviluppato ora. Ci sono dei brani tipo Megalopoli, Nervi Scoperti, che sono tra i meno conosciuti dei nostri, e sono brani un po' irrisolti musicalmente, che allora abbiamo suonato in una certa maniera e abbiamo sviluppato in un modo forse non completamente soddisfacente. Allora questi brani ci piace farli adesso e con la maturità di oggi rivitalizzarli, portarli a nuova vita, ed è una cosa che do un piacere incredibile. E poi qualche pezzo del mondo lo facciamo, però tutto. Sempre senza voce. Sempre senza voce. Oh, Spain, Kansas City. Ha, ha, ha.
piazze e scesero cantando fino alla grande piazza. Qui altra gente si unì al coro. Ma dove siamo? Ma dove siamo? Chiese la mia. Se pensi che il mondo sia piatto, allora sei arrivata alla fine del mondo. Se credi che il mondo sia tondo, allora sali e incomincia un giro tondo. E la mela salì, 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 salì. La foglia invece salutò, salutò, salutò. Rientrò nel mare e nessuno la vide più. Forse per lei, ma...